Buonasera, benvenuti a Budget. Questa sera torneremo a parlare del decreto anticrisi, delle misure varate dal governo, in particolare per le famiglie meno abbienti. Torneremo a parlare del bonus famiglia, perché ci sono delle modifiche in tal senso. Parleremo poi ancora della social card e di altri incentivi previsti per le famiglie con nuovi nati, dal bonus, diciamo così, pannolino e latte artificiale ad altri incentivi al credito. Per averne diritto bisogna soddisfare determinati requisiti, parleremo quindi nel corso di questa puntata, cercheremo di capirne di più. Come sempre in collegamento anche con il nostro studio di Telereporter Roma, con Livia Parisi. Buonasera Livia, ecco, quali sono i tuoi ospiti? Buonasera a te Marilisa, un saluto anche agli ospiti in studio e naturalmente a tutti i telespettatori. Sono qui insieme all'onorevole Alessandro Pagano, deputato del Popolo della Libertà. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Lui è stato promotore di un emendamento per la modifica delle fasce di reddito in base alle quali poi il bonus famiglia di cui parlavi prima viene distribuito. Ci sono state delle polemiche che riguardano queste fasce di reddito, perché a quanto pare favorirebbero i singoli e i pensionati, ma ne parleremo più a fondo avanti. Intanto settimana scorsa è stata emanata una circolare dell'Agenzia delle Entrate che, per quanto riguarda il bonus famiglia, partiamo da qui, ha previsto delle modifiche. Vediamo allora innanzitutto quali. Il decreto anticrisi, varato dal governo e approvato in via definitiva dal Parlamento, contiene una serie di misure pensate per le famiglie meno abbienti. Tra queste, il bonus famiglia, che è stato oggetto di modifiche rispetto alla prima versione. Invariato l'importo del beneficio, un una tantum da 200 a 1000 euro in relazione al reddito complessivo della famiglia e al numero dei componenti il nucleo familiare. Apertura invece nei confronti di famiglie con portatori di handicap, per cui il beneficio si amplia ai nuclei con persone disabili che non devono essere, come in prima stanza si era detto, necessariamente i figli. Apertura anche verso gli extracomunitari, purché residenti in Italia, anche se i familiari a carico vivono all'estero. Altra novità riguarda i tempi di richiesta per il bonus, che si sono allungati. La documentazione può essere presentata ai sostituti di imposta o agli enti pensionistici entro il 28 febbraio del 2009 per i redditi riferiti al 2007 ed entro il 31 marzo 2009 per i redditi riferiti al 2008. Alternativamente, la richiesta potrà essere inviata in via telematica all'Agenzia delle Entrate. I redditi da considerare per far domanda sono solo quelli da lavoro dipendente o assimilati, redditi da pensione e redditi fondiari. Restano quindi fuori le partite IVA, cioè i lavoratori autonomi. Livia da Roma, tra l'altro abbiamo preparato anche le grafiche che per quanto riguarda le fasce di reddito, in modo da chiarire innanzitutto chi ha diritto in prima istanza a richiedere questo bonus. Proprio così, andiamo subito a vedere queste classi di reddito, queste fasce di reddito che riguardano i cittadini. La polemica riguarda proprio questo, perché se è un pensionato basta avere un reddito entro i 15.000 euro per averne diritto di questo bonus, a una famiglia di 4 persone invece servono 20.000 euro l'anno. Quindi questi sono i dati. Per esempio, una sola persona con reddito fino a 15.000 euro riceve un bonus di 200 euro. Un nucleo composto da 2 persone e reddito fino ai 17.000 euro riceve 300 euro di bonus. Un nucleo familiare di 3 persone e reddito fino ai 17.000 euro ne riceve 450. Andando avanti troviamo famiglie con 2 figli, ad esempio, con reddito fino ai 20.000 euro di cui parlavo prima, che possono ricevere un massimo di 500 euro, una tantum, ricordiamolo che è sempre un bonus una tantum, e poi 5 persone e reddito non superiore ai 20.000 euro ricevono 600 euro, e poi abbiamo invece ad esempio il caso di persone, di nuclei familiari con componenti portatori di handicap e reddito non superiore ai 35.000 euro, che hanno diritto a 1.000 euro di bonus. Ecco Livia, quindi, mi dicevi appunto che Alessandro Pagano ha cercato insomma di far sì che poi queste classi di reddito venissero ampliate, in che modo poi? Ecco, ci stavamo proprio arrivando. Innanzitutto comunque l'onorevole, prima stavamo parlando, esprime comunque soddisfazione per un decreto anticrisi che comunque va ad aiutare le famiglie. Allo stesso tempo però ci sono dei problemi oggettivi.
Sì, però il dato ovviamente non vuole essere di polemica, perché il governo è stato splendido. Per la prima volta oggettivamente è stato tracciato una strada che ovviamente sarà maestra anche per il futuro. Però la riflessione che è venuta in corso di dibattito, proprio mentre eravamo in commissione e successivamente anche nelle riunioni che si sono succedute a livello giornalistico, è stata abbastanza semplice. Noi dobbiamo venire incontro alle difficoltà dei cittadini, però dobbiamo anche immaginare una prospettiva di paese. Il legislatore ha una logica, perché deve immaginare quello che sarà il paese nei prossimi anni. E però a proposito di queste fasce di reddito? A proposito di queste fasce di reddito, non ci sono dubbi che in questo momento, se si fa anche una disamina, si vede che la posizione delle famiglie mononucleari, quelle che comunemente vengono chiamate single oppure delle coppie, sono in linea, diciamo, generale avvantaggiate rispetto alle famiglie numerose. Ma ripeto, non è un problema di polemica, perché il dato ormai è stato lanciato e non si torna più indietro, nel senso che ovviamente bisognerà andare avanti sempre in questa logica. Come? Come? Provo a spiegarlo anche in maniera molto concreta, per evitare che tutto rimanga a livello di una semplice chiacchierata. È chiaro che la modulistica era stata già preparata, è chiaro che i patronati, i sindacati si erano già lanciati, quello è un decreto legge, quindi non si poteva tornare più indietro, quindi il governo non ha voluto deludere le aspettative di nessuno. Però è venuto fuori un ragionamento interessante per il futuro. Si comincerà a capire sempre di più che ovviamente bisognerà favorire le famiglie, che sono composte da più persone, anche perché, ripeto, le famiglie con più persone rappresentano la prospettiva. Vi ringrazio anzi per la sensibilità per questo tipo di programma, che certamente serve a fare non solo opinione ma anche a confrontarsi in maniera costruttiva. Ricordiamo a tutti che questa è una legge che durerà un anno, il contributo è straordinario a meno che venga rifinanziato, e certamente noi abbiamo interesse a creare dei correttivi che sono stati, come vedete, da tutti i punti di vista, tecnico, previdenziale, politico, assolutamente condivise. Le esigenze sono sostanzialmente due: da un lato quella di immaginare un aiuto vero, sostanzioso alla famiglia, che è veramente stanza di compensazione sociale, che è nucleo dove realmente avvengono i momenti di gratificazione non solo affettiva ma anche economica, è un vero e proprio ammortizzatore sociale. Ma dobbiamo, ripeto, questo è il mio tema forte su cui ho combattuto e ho lottato tanto, immaginare quello che sarà l'Italia dei prossimi 20-30 anni. Ed è chiaro che se noi spostiamo l'asse sempre più sui single, è chiaro che poi ci ritroveremo una società di vecchi, più di quanto non lo siamo realmente. Se vogliamo delle prospettive di futuro, è chiaro che dobbiamo creare condizioni perché le famiglie con i componenti vengano aiutati. C'è stato un interessante intervento da parte di Jacques Attali, che proprio in Italia, in un intervento pubblico, ha detto: non commetta l'Italia l'errore che ha commesso la generazione precedente di non fare figli. Perché se continuate a non fare figli sparite, non solo economicamente, ma anche demograficamente.